Inviterei Andrea Bodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, che ci ha fatto appunto il piacere di venire anche qui oggi. Gli darei la parola per un po' una forma di riflessione quasi di tutto quello che si è detto anche questa mattina. Grazie, grazie Eric per questa possibilità, grazie Presidente, grazie a tutti voi, a chi è collegato. Non era previsto, però a volte le cose non previste offrono delle opportunità, soprattutto per chi, appunto come me, ha la possibilità di dire qualcosa che non ha la presunzione di chiudere questa mattina di lavoro, anche perché mi sono perso una parte degli interventi. Anche se ho beneficiato di quelli che ho potuto ascoltare. Rappresento la banca dello sport e anche della cultura pro tempore. Questo è un concetto che dovremmo sempre aver presente, che non siamo pro tempore nella vita, ma anche nel ruolo. A volte avremo un atteggiamento meno proprietario del ruolo e più generoso del ruolo. Ma questo è un tema importante, ma lo metto per un attimo da parte. Ho apprezzato intanto l'impegno costante dell'UISP che poi si concretizza in piani di attività che l'Istituto osserva e ai quali partecipa con attenzione, perché quando firmiamo le convenzioni, caro Presidente, l'abbiamo firmato per la prima volta nella nostra storia reciproca, no? Dopo decenni di vita abbiamo deciso che forse sarebbe stato utile con il tuo ente, con il vostro ente e con tutti gli altri colleghi stabilire una modalità di collaborazione. Non è tanto per mettere una firma e fare una foto, ma per costruire una mappa della collaborazione che poi è soggetta a verifica, perché quello che diciamo qua nei convegni in generale dovrebbe quasi sempre essere soggetta a verifica, perché altrimenti rischiamo semplicemente di fare esercizio di eloquenza, e io credo che questi siano dei tempi così difficili che ci costringono a collegare le cose che diciamo alle cose che facciamo, e quindi le prediche alle pratiche. E l'UISP è una testimonianza plastica di questa capacità. E l'impegno che state mettendo anche in questa iniziativa non può che vederci al vostro fianco doppiamente interessati. Prima di tutto perché Sport per Tutti è un progetto, per noi è un valore e per noi insieme è anche, diciamo, un prodotto, perché poi alla fine siamo anche una banca, diciamo, anzi, noi siamo una banca e molto di più. Quindi comunque ci muoviamo con le regole della banca, ma cerchiamo di metterci una competenza, una sensibilità e anche un senso di responsabilità che vanno oltre a queste caratteristiche del ceto bancario. Quindi mi auguro sempre e vi prego non tanto di segnalarci le cose positive, di segnalarci quelle che non funzionano per capire come migliorare e come sostanziare il nostro impegno che è sociale, che è civico. Di offrire delle opportunità di accesso al credito al terzo settore sportivo che rappresentate voi in primo luogo e poi i colleghi che lavorano con voi, ma secondo me tutto il settore sportivo, anche quello che non ha piena consapevolezza del mestiere che sta facendo. E quindi mi ritrovo nel progetto perché è uno strumento sul quale ci stiamo misurando. Dopodiché ho letto velocemente, mi scuso con Pietro Barbieri, che però ha ascoltato il parere, e tutti quelli che hanno lavorato, anche Vincenzo. Quello che voglio dirvi è che questo parere lo distribuirò e lo condividerò con tutti i 210 colleghi della banca, perché io penso che proprio nella logica della consapevolezza, chi lavora a fianco di chi fa sport tutti i giorni sotto varie forme, deve immergersi sistematicamente in quella che considero una mappa del percorso, o comunque i punti di attenzione che uniti l'un l'altro poi tracciano poi l'agenda delle le nostre rispettive agende, che sono complementari tra loro nella diversità dei ruoli, ma anche nel rispetto dei ruoli e nella necessità che a prescindere dai ruoli si collabori. Tu lo sai, Tiziano, che qualche volta io ho
ho parlato della contraddizione in termini dell'Agenda 2030 rispetto al tema prioritario, che è la collaborazione e lo sviluppo della cultura delle partnership, che non so per quale motivo abbiano messo al 17° punto, mentre secondo me è il presupposto di tutti gli altri 16. Se manca il 17°, gli altri 16 secondo me fanno più fatica a essere perseguiti. Nella lettura si percepisce sistematicamente, anche laddove non è esplicito, questo senso della condivisione, della collaborazione, della comunione. E penso che la banca faccia bene ogni tanto ad allenarsi da questo punto di vista a questo richiamo alla collaborazione, che non è soltanto per quanto riguarda il lavoro che facciamo, una valutazione di numeri, ma una valutazione di contesto, che è la ragione stessa della nostra esistenza, altrimenti non avrebbe senso. Ci sarà pure un caso, e vogliamo dargli un significato, se siamo l'unica banca al mondo tra le 500 banche pubbliche per lo sviluppo a occuparci tematicamente, specialisticamente, unicamente dello sport e della cultura. Perché noi abbiamo, evidente che negli altri paesi probabilmente queste tematiche vengono gestite nell'ordinaria amministrazione. Noi abbiamo avuto bisogno di costituire uno strumento di scopo. Però per dare proprio un senso a chi 3 anni prima delle Olimpiadi e le prime Paralimpiadi del 1960 ha pensato al dopo, costituendo la banca, per dare un senso, noi dobbiamo cercare di essere prima utili e poi anche di essere una banca sana che gestisce bene i numeri rispettando le regole del sistema bancario, no? Questo ci porta, come sai e come sapete, per chi ha avuto a che fare con noi, ad assumere un atteggiamento che sia anche di alfabetizzazione. E quindi laddove ci interfacciamo con i clienti, con la C maiuscola, noi dobbiamo spiegare a volte anche quali sono le chiavi dell'accesso al credito e quali sono le chiavi dell'accesso a un finanziamento, quali sono i presupposti di crescita anche delle consapevolezze, degli strumenti operativi, che non devono essere considerati un appesantimento. Perché vi porto questa piccola testimonianza che può sembrare marginale: quando abbiamo iniziato a finanziare la liquidità nell'emergenza attraverso anche uno strumento legislativo che abbiamo proposto e il ministro Spadafora accolse con immediato interesse, dando piena adesione, noi abbiamo dovuto intrattenere rapporti con soggetti che non conoscevamo, che non potevamo vedere fisicamente e quindi a distanza. Essendo un po' preanalogici anche noi e condividendo questa dimensione preanalogica con i nostri potenziali clienti, abbiamo raddoppiato la base clienti in pochi mesi, dovendo partire dalla PEC, la firma digitale che moltissimi non avevano, e siamo riusciti, anche con la capacità di dialogo e rispondendo a tutti, non solo educatamente ma anche tempestivamente e anche esaustivamente, a far comprendere che non era burocrazia ma era reciproco garanzia, ancorché obbligatoria per noi. Ecco, questo processo di crescita che questo progetto contribuisce a velocizzare, a sostanziare, a orientare, ad accompagnare, è un elemento di soddisfazione per noi, perché è un pezzo di garanzie che insieme ci stiamo emancipando, ci stiamo evolvendo, ci stiamo responsabilizzando e passiamo dalle parole dette alla pratica quotidiana. Ultime due considerazioni, perché sennò non rispetto l'indicazione di Eric. Il tema costituzionale. Bene, nella misura in cui tutti noi probabilmente avremmo voluto che lo sport trovasse uno spazio nei 12 articoli che sono in qualche maniera le fondamenta della Costituzione, io ritengo che anche l'assenza di una dichiarazione esplicita in quei 12 punti per un lettore attento ed un sensibile interprete, già ci sarebbero stati tutti gli spunti per poter dare dignità costituzionale anche senza l'esplicitazione dello sport. Ma questo per dire che non deve essere un alibi questo obiettivo raggiunto, che ritengo sia semplicemente un punto di partenza, perché da adesso in poi, proprio per il rispetto che dobbiamo alla Costituzione, deve aumentare il livello dei doveri piuttosto che la presunzione dei diritti. Perché quando entri in Costituzione vuol dire che tutti entrano
in un'altra prospettiva, che riporta nella giusta relazione e nella giusta gerarchia gli obiettivi e gli strumenti. E io a volte ho la sensazione che molti di noi, a partire dal sottoscritto, ci stiamo concentrando o si stanno concentrando sugli strumenti, sacrificando gli obiettivi. L'obiettivo per me è uno, nella lettura del parere è molto esplicito: siamo contribuenti, anche gli evasori, siamo contribuenti alla qualità della vita delle nostre comunità, qualità della vita individuale, quindi è collettiva. E se questo è l'obiettivo condiviso, è evidente che gli strumenti si devono adattare, anche modificandosi, anche stravolgendo gli assetti, perché l'obiettivo possa essere perseguito. È chiaro che un po' giocando sulle cinque azioni, io mi sono scritto qui al volo cinque elementi che non hanno nulla di particolarmente brillante, ma insomma per dare un senso anche anche per far vedere che ho letto. No, almeno a quest'ora ho letto e ho ascoltato insieme. Il vocabolario. Fondamentale, se vogliamo capirci, non dobbiamo parlare soltanto lo stesso idioma, ma dobbiamo dare lo stesso significato alle parole, se no rischiamo di dire la stessa cosa ma con significati diversi e non ci ritroviamo. L'obiettivo, mi auguro che poi dentro quell'obiettivo macro si scompongono i concetti e possono essere declinati. Condividiamo gli obiettivi, perché altrimenti non ci troviamo sugli strumenti. Gli strumenti noi ne rappresentiamo una parte, cioè la banca ha la consapevolezza di essere strumento al servizio. E questo non era scontato qualche anno fa. Quando siamo arrivati con i colleghi abbiamo trovato una banca molto efficiente, un gioiellino. Io ho avuto un po' la sfacciataggine di dire anche al nostro vigilante che avrei voluto contribuire a una banca meno precisa, ma più utile, più efficace. E non sono stato scomunicato, quindi vuol dire che mi sono spiegato, cioè le ragioni profonde di quella mia affermazione. Anche noi, caro Vincenzo, siamo in transizione, perché non è che siamo già arrivati dall'altra parte. Però tutte le transizioni hanno bisogno di mappare il percorso, e questo parere, secondo me, è una mappa del percorso. E bisogna dare anche una prospettiva di approdo, perché altrimenti rischiamo un viaggio senza sapere dove si va. No. E anche Totò ce l'aveva raccontato, che per andare dove vogliamo andare dobbiamo sapere dove andare. E allora questo presuppone che gli attori, il quarto punto, quindi vocabolario, obiettivi, strumenti, gli attori ritrovino un'armonia e anche il sorriso e il piacere di lavorare assieme, perché non è importante chi abbia cosa, ma cosa si faccia con le cose, e sempre per l'obiettivo. Ultimo elemento, l'importanza dei dati. L'importanza delle informazioni, l'importanza dell'analisi. Qua un richiamo allo studio che avete presentato qualche mese fa, con il piacere, magari nella prossima edizione, di esserci anche noi per prenderci un pezzo di responsabilità, perché è uno strumento di lavoro e perché questo qui non è un rapporto finale, è un rapporto iniziale. C'è scritto, ho capito il senso, però vado oltre, sempre nella logica del vocabolario. Ogni anno noi ci dobbiamo ritrovare per raccontare sempre in maniera più profonda e precisa quello che effettivamente riusciamo a determinare, per dare consapevolezza non solo a noi stessi, no? Ma per dare sostanza alle nostre richieste e per responsabilizzare i nostri interlocutori, che ho tanto la sensazione che gli sport hanno piacere di parlare verso mica più nei giorni delle vittorie che negli sforzi di ogni giorno. E invece lo sport si regge sullo sforzo di ogni giorno. I giorni delle vittorie, come dice anche il Santo Padre, sono i momenti, diciamo, promozionali, nei quali c'è orgoglio nazionale, c'è il raccolto a fronte di una semina di impegno degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e anche delle famiglie, vi discorrendo, ma quell'impegno lì serve per rendere gli altri giorni migliori e non viceversa. O meglio, se gli altri giorni sono migliori è più facile avere più giorni di vittorie, a partire dalla vittoria di dire anno per anno quanto cresciamo e quanto siamo più efficaci rispetto all'anno precedente. Quindi con questo spirito, che porta poi alla costruzione anche di una mappa mentale, no? Che renda tutti in modo intellegibile
il ruolo che ognuno ha in questo meraviglioso sistema che non è un sistema ancora, no? Perché per essere sistema bisogna essere sistemici e sistematici, e noi siamo disarticolati e discontinui e quindi non siamo ancora un sistema. È un punto d'approdo al quale certamente dobbiamo tendere, così come dobbiamo tendere nella logica della sistematicità a rappresentare anche la ricchezza che produciamo. Negli ultimi 4 mesi ci sono state almeno 2 dichiarazioni importanti con numeri differenti. Ancora oggi io potrei dire che il PIL dello sport è il 2, il 3, il 4, il 5 e nessuno mi può smentire. Vorrei essere smentito. E da questo punto di vista io credo che anche questo progetto contribuisce a darci appunto una metodologia, a darci strumenti di pianificazione degli interventi, a rendere comunque anche i luoghi di sport, che siano le città o che siano porzioni di città, più efficienti, più sicuri, più intelligenti, più rispettosi dell'ambiente, più accessibili, con un concetto di accessibilità che è ad ampio spettro, più sostenibili nella logica che la sostenibilità ha un senso se è sostenibile, scusate il gioco di parole, nel senso che dobbiamo anche arricchirlo di contenuti, anche il contenuto di far quadrare i conti, perché allenarsi anche su quel tipo di equilibrio ha senso, e laddove un equilibrio non si trova per delle logiche non diseconomiche ma di evidenti, diciamo, priorità che sono più sociali che economici, ci deve essere la sussidiarietà e ci deve essere un intervento dello Stato che non deresponsabilizza e secondo me deve saper convivere con il cofinanziamento e quindi con una porzione di rischio. Personalmente sono contrario al fondo perduto 100% perché non aiuta a crescere. E noi abbiamo bisogno di emancipazione, quindi l'appuntamento che do a me stesso, a tutti voi, è sulla presentazione del primo studio che mi auguro possa avvenire nei prossimi 20 giorni. Abbiamo atteso per non andare in rotta di collisione con altre dichiarazioni di numeri, e allora diventa se no un esercizio che lasciamo al periodo del Natale con la tombola. E quindi adesso speriamo che si assesti. Questo nostro sforzo è messo a fattor comune, allo sforzo degli anni prossimi saremo tutti chiamati a collaborare perché quei numeri siano comprensibili, intellegibili, verificabili, che siano il frutto di un sistema di ascolto e di analisi scientifico e che si colleghino, per chiudere, anche a livello sistema europeo, al conto satellite che l'Italia non riesce ad adottare, che è l'unico strumento che consente di avere un vocabolario dei numeri comune con tutti gli altri paesi, anche per fare delle comparazioni tra ciò che avviene altrove e ciò che avviene qui. Altrimenti l'unico modo per compararci è semplicemente il medagliere olimpico, che ci rende orgogliosi, ma non è l'unica metrica. Grazie.